Juris On Air, il programma di aggiornamento giurisprudenziale in diritto amministrativo, civile, lavoro e penale, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense. Bentrovati al nuovo appuntamento di rassegna giurisprudenziale a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense. Oggi analizzeremo la sentenza del Consiglio di Stato, la numero 6672 del 26 novembre 2018, in tema di abusivismo edilizio. Il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile di una costruzione abusiva di provvedere alla sua demolizione nel termine fissato non deve obbligatoriamente contenere l'esatta indicazione dell'area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del comune in caso di inerzia, poiché il provvedimento si distingue dal successivo e solo eventuale provvedimento di acquisizione, laddove invece è necessario che siano indicate dettagliatamente le sanzioni irrogate. Il Consiglio di Stato è stato adito per la riforma della sentenza del TAR Veneto, la numero 829 del 2017. In particolare, a seguito di un sopralluogo effettuato da parte della Polizia Municipale, è stato accertato che l'immobile di proprietà del ricorrente appellanti era stato utilizzato, anziché come annesso rustico, quale civile abitazione. L'immobile, infatti, presentava alcune opere edilizie in difformità rispetto al progetto originario. Pertanto, accertato l'abuso, il competente comune ha adottato le conseguenti dovute ordinanze di demolizione che sono state soltanto parzialmente ottemperate dagli interessati. Nell'affrontare le questioni di diritto sottese alla vicenda che si analizza, il Consiglio di Stato precisa che come il provvedimento che ingiunge la demolizione dell'opera abusiva non debba contenere l'indicazione esatta dell'area di sedime da acquisirsi gratuitamente al patrimonio del comune in caso di inerzia. I requisiti essenziali di tale provvedimento sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione. È distinto dal successivo ed eventuale provvedimento che dispone l'acquisizione, nel quale invece è necessario che sia precisamente specificata la portata delle sanzioni irrogate, ex articolo 31, decreto Presidente della Repubblica, numero 380 del 2001. Dunque la circostanza che l'ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato non contenga l'indicazione dell'effetto acquisitivo e non descriva l'area da acquisire non è causa di illegittimità dello stesso, atteso che l'effetto acquisitivo costituisce solo una conseguenza fissata direttamente dalla legge. Non vi è infatti alcuna necessità dell'esercizio di un potere valutativo da parte dell'autorità, tranne quello dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. Secondo la giurisprudenza dominante, l'irrogazione dell'acquisizione automatica risulta legittima unicamente nel caso in cui siano oggettivamente presenti le condizioni fissate dalla norma stessa, cioè la volontaria inottemperanza protrattasi ininterrottamente per 90 giorni dall'ingiunzione e l'inerzia dell'interessato in assenza di validi impedimenti di diritto o di fatto alla demolizione delle opere dell'anzidetto termine. Consiglio di Stato, sentenza 6285, 7 novembre 2018. L'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria e prescinde dalla valutazione di quei requisiti soggettivi del trasgressore, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la RES, tale da assicurare la restaurazione dell'ordine violato. Invece l'ulteriore misura sanzionatoria dell'acquisizione gratuita dell'immobile non può essere disposta quando non sia possibile muovere alcun addebito di responsabilità nei confronti di chi la subisce. Così statuisce il Consiglio di Stato con la sentenza 1263, 1 marzo 2018. L'acquisizione automatica non ha il carattere reale dell'ordinanza di demolizione, avendo funzione punitivo-afflittiva, con la conseguenza che devono trovare applicazione gli istituti e le garanzie tipiche di tutte le sanzioni di carattere punitivo-afflittivo, pur aventi natura amministrativa. Si precisa che l'acquisizione gratuita del bene
e dell'area di sedime può lasciare indenne il proprietario estraneo all'esecuzione delle opere abusive solo quando questi, nel rispetto di quei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari di cui è titolare, si sia adoperato con i mezzi previsti dall'ordinamento per impedire la realizzazione degli abusi edilizi o per agevolarne la rimozione. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 17 ottobre 2017, numero 9. Il Consiglio di Stato si sofferma anche sull'esatta portata dell'istituto della sanatoria edilizia. Articolo 36, decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380, osservando come il riscontro alla relativa istanza possa avvenire non solo con il provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, ma anche tacitamente. In quest'ultimo caso, l'amministrazione che lasci decorrere il termine per provvedere dà origine ad un'ipotesi di silenzio diniego, avverso il quale l'interessato è onerato della tempestiva impugnazione, dovendo provare le ragioni che avrebbero dovuto convincere la pubblica amministrazione della conformità delle opere poste in essere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione delle stesse che al momento della presentazione della domanda, cosiddetta doppia conformità. L'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza quelli che sono i poteri sanzionatori comunali e non determina, pertanto, alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, comportando che l'esecuzione della sanzione sia da considerarsi soltanto temporaneamente sospesa. Questo orientamento sta nell'evitare che l'ente locale, in caso di rigetto dell'istanza sanatoria, sia tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di demolizione delle opere abusive, altrimenti, finendosi per riconoscere in capo al privato destinatario del provvedimento sanzionatorio il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale suo annullamento, quel medesimo provvedimento. Consiglio di Stato, sentenza 6233, 5 novembre 2018. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni.